grazie mille di essere qui e grazie soprattutto a Valentina Manto per aver organizzato questo appuntamento, a Giancarlo, Renato, insomma tutto il team, il nuovo team, diciamo, del Partito Democratico del Lazio. E un ringraziamento anche a Fabio Melilli, che non può venire perché è sequestrato in commissione bilancio, che dovevamo finire i lavori in commissione ieri, invece si sono protratti fino a, credo, stasera, stanotte. Non so bene quando finiremo. Questo è un appuntamento molto importante. Io ci tengo perché nel momento in cui abbiamo deciso qualche mese fa con Fabio Melilli di provare a ridare spazi di discussione per approfondire temi contenuti al Partito Democratico del Lazio, abbiamo pensato a creare una serie di aree tematiche. Una ovviamente di quelle più importanti è quella sulla sanità, insieme ad altre che funzionano molto bene, e anche qui colgo l'occasione per ringraziare davvero tutti quelli che ci stanno dedicando tempo, energie e competenze soprattutto. Quello sulla sanità, ovviamente, appunto dicevo, è uno degli spazi, dei forum più importanti a cui teniamo di più. E credo che il lavoro che abbiamo iniziato a fare sia importante, sia un lavoro importante perché crediamo che in questo momento, innanzitutto, in questo momento in cui governiamo l'Italia, governiamo la regione, non abbiamo più alibi. Questo è un po' il tema, credo. Non abbiamo più alibi perché le scelte che facciamo sono le scelte che devono proiettare la nostra regione e il nostro paese nei prossimi anni, verso il futuro. E non abbiamo alibi perché non possiamo dire che la colpa è di qualcun altro. E tra l'altro, diciamo, è un modo di fare politica che non abbiamo mai avuto e non usiamo farlo. Penso che sia questa amministrazione regionale che quella centrale si assume le responsabilità delle cose che devono essere fatte, delle cose che vengono fatte, delle cose che bisogna fare. Con molta tranquillità, sapendo che il lavoro è tanto, il lavoro è da mettere in fila giorno dopo giorno. Questa è una regione che viene da 7 anni di commissariamento, mi pare. Dico bene, no? Sono 7 anni, con una situazione disastrosa. Presidente Zingaretti, giorno dopo giorno, ha rimesso in fila le cose, ha rimesso in piedi le cose. Così come a livello centrale, giorno dopo giorno si sta rimettendo in piedi le cose. Prima dicevo appunto che Melilli è chiuso in commissione bilancio. Guardate, questa legge di stabilità di cui si è parlato molto, si sono dette molte cose, molte sbagliate, alcune giuste. È una legge di stabilità che si concentra fondamentalmente su 3 aspetti: quello della sanità, quello della cultura e quello del sociale. Sono i 3 aspetti su cui questa legge di stabilità investe quest'anno e per i prossimi anni. Un ragionamento molto, molto semplice, un ragionamento che deve fare in modo che questo paese le fondamenta davvero alle cose importanti del nostro paese, come appunto la sanità. L'Italia è il paese con la più lunga longevità, il secondo paese, scusatemi, con la più lunga longevità al mondo. Questo deve avere un senso anche rispetto alla politica. La politica deve fare scelte se questi sono gli indicatori e deve capire il senso di questi indicatori. Se siamo il paese, appunto, il secondo paese più longevo al mondo, da questo ne deve venire delle scelte rispetto a quello che sono le politiche sociali, le politiche di accompagno delle persone, dei cittadini per tutti gli anni della loro vita in questo paese. E partendo dai territori, dagli ospedali, dai luoghi dove dobbiamo appunto accogliere le persone. Così come tutto il discorso su cui abbiamo speso molte parole in questi giorni, in quello appunto della cultura o come sul sociale. La prima volta si fa un investimento sul fondo contro la povertà impressionante. E per la sanità, dicevo, sulla sanità abbiamo messo 1 miliardo in più.
perché dal 2013 ad oggi aumentiamo in stabilità di 1 miliardo la dotazione sulla sanità. Allora credo che se tutte queste cose sono vere, dobbiamo appunto provare a innescare ancora di più la marcia in avanti per riuscire a dare appunto il senso che questo paese vuole presentare per i prossimi anni, che è quello di un paese che si è rimesso in moto, che si è rimesso alla guida dell'Europa da tanti punti di vista, da quello delle politiche internazionali, da quello delle politiche economiche e poi da quello innanzitutto della visione, del futuro e della speranza. Grazie.